Signori miei, ben ritrovati sul canale con il nostro Rise of the Tomb Raider, il ventennale, il ventennario, quello che, guardate, ho ricaricato la partita, si è fatta il covino nella neve, povera. Riparte da qui, guardalo al largo. Andiamo, Larini. Qua è una vitaccia, comunque. E vacca puttana, quanta cavolo di neve. Fatta anche, tra l'altro, malino, direi. Sì, vabbè, che con la... neve con la, sì, con la neve congelata, con la legna congelata e bagnata sarà un bel problema. Raccogli risorse per accendere un fuoco. Cosa mi serve? Come risorse mi serviranno dei legnetti, degli stick. Infatti. Dai, però un po' di brio. Lo so che c'è freddo, tesoro, però. Dai, eh. Oddio, cioppiamo. No, non cioppa. Dovrebbe andare. E guarda che bello, che cioppa in maniera realistica. Mi basterà a farmi superare la notte. Stai calma. Devo continuare a cercare. Dove spariscono quei pezzi, Lari? È abbastanza secco. Brucerà, spero. Sì, però... in quale zone? Ho ucciso da poco. Niente carne, ma... la pelle. Forse c'è qualcos'altro che potrebbe servirmi. Cazzo, i luponi sono tornati. Lupo de lupis. Gli animalisti saranno felicissimi di questo gioco. Andate a guardare le cose importanti, vai, invece di rompere le palle i videogiochi. Non me lo fa preparare a me, lo fa lei. Vediamo. Cuochi e fiamme con Larini. No, dai. Non che torna l'immagine e c'è già il fuoco fatto. Raga, vaffanculo! Volevo farlo io. I nostri cercano tra le rovine sulle montagne. Constantine! Se il manufatto è qui, lo troveremo. E i discendenti? Continuano voce misteriosa. Ma presto la situazione tornerà sotto controllo. Cioè, bene. Comunque è Nadia lei, cioè l'hanno cambiata. È troppo Nadia Tempest, aiuto. Un saluto a Nadia. E a Paki. Oh! La vecchia esperienza non muore mai, eh. Impara l'arte e mettila da parte. Andiamo di arco. Mi servirà un arco più resistente. Però devi stare sempre tranquillissimo. Vorrei tanto che questo dolore non fosse così presente nella mia vita. Ogni volta mi sembra di guardare negli occhi un vecchio nemico. C'è le turbe? Che vuole abbattermi e lasciarmi stesa a terra a morire. No, vabbè, ma no. Non morirò. Non posso. Va bene. C'è qualcosa qui. Non sa zitta. Deve essere. Altrimenti la Trinità non sarebbe in questo inferno di neve. E non mi fa neanche... Spero solo che Jonah stia bene. Che abbia trovato la strada del ritorno. Non voglio mettere a rischio la sua vita. Non di nuovo. Non riuscirei a sopportare il dolore di perderlo. Questo è il mio cammino. Tace mica, sono eh. Io. Porca vacca. Non tace neanche a pagarla. Allora. Danni. Dei riflettenti più resistenti. Cosa mettiamo? La pelle del camoscio d'oro. E dei cioppini. Va bene. Io spero che si vedano a schermo. Non ho notato se c'è stato il cambiamento. Magari è stato piccolo. Questo qua, velocità di tensione per sparare un po' più forte. Ok, ma io volevo andare a vedere qui. Esatto, ad esempio, qui cosa c'è? Il costo, elenco risorse. Va bene, che cos'è? Ah, è tessuto, eccole qua, guarda. Pelle, materiali, funghi, legno duro. Oh, duro duro. Il corno di cervo, grasso di cinghiale. Pelle d'orso. Spoiler, componenti tecnici, c'è una molla. ci sta comunque. I completini, cambiare arma, passa in rassegna le armi dello stesso tipo. No, completi, sto guardando. Predatrice delle vete, ma posso metterli questi? Perché ce li ho? No, non mi sembra il caso. Ombra notturna, cazzo, è ninja. Forse questi ce li ho perché... caricalo, cazzo! È un vestito, ce la fai?
Ce li ho perché appunto questa versione del ventennale ci ha messo poco per poi sta merda. Porca Ontas è diventata. Questa versione qui, diciamo, speciale ha Dragon Age Origins. Il trono di spada, ragazzi. Cioè, questo qua non mi dispiace, devo dire la verità, eh. Li guardiamo tutti, dai. Bastione di speranza. Forse sì, c'ho queste cose special. Molto bello anche questo. Perché appunto la versione Play 4 ha tutti i DLC, tutte le cosine già integrate. Sborsa, investi, paga. Questo è quello che avevamo su prima, non ho capito. Giacca di... ragazzi... Ragazzi, così sembra veramente il cosplay di... di Nadia, però... No, questo non mi piace. Sei troppo... Vabbè, così diventa Jill Valentine, no? Ma questo è uguale a quello di prima, non capisco. Non ti sto seguendo. Sparviero. Sì, no, vabbè, Squim. Orca vacca quanti! Ragazzi, perdiamo un attimo di tempo per queste cose, perché le guardo con voi. Poi tanto sapete bene che... Bello, bello bianco così che ti mimetizzi. Non mi dispiace. Non mi dispiace. Troppo freddo. Cioè, mi metti freddo a me, no. Mi dispiace. Sì, le guardiamo insieme un attimo, perché tanto poi... Questa qua è Assassin's Creed. Non le guarderò più, quindi... Questo qua è aviatore della Seconda Guerra Mondiale. Boh. Carino. Niente di che. Antartide rinnovato. Guarda, sarò... Sarò quel che sarò. Cari miei... sì. Io me la tengo così per il momento. Viaggio rapido, vediamo. Usa il viaggio rapido. Al momento non abbiamo altri accampamenti. Cerchiamo di raggiungerli. E ok, abilità. Fammi vedere. No, aspetta, che avevo visto una cosa molto figa. Ah no, è solo disegnato. Pensavo di muovermi tipo sferografia di Final Fantasy X. Cioè, sarebbero usciti gli arcobaleni dall'ano. Invece. Allora, combattimento. Abbiamo risorse un po' limitate. Siamo ad un livello di difficoltà molto alto. Subisci meno danni dal fuoco nemico e dagli attacchi in mischia. Io direi, boh, a posto, siamo già contenti. I danni d'esplosione non mi interessano. Non mi interessano. No, ho bisogno di meno danni sicuramente. Pelle dura. Ci sta. E naturalmente avevamo solo un punto, quindi qua potevamo recuperare le frecce. Controllo del respiro. Preferisco prendere un pugno in più, dai. Anche perché ci sono sti lupazzi che se mi mettono le mani in faccia. Maniero Croft sbloccato. Sbloccato il contenuto scaricabile. Trofeo guadagnato, scorzatura. Ok, un contenuto appunto aggiuntivo di questa versione DLC. Hai l'arco, ma quindi non hai la pistola? L'hai persa? L'hai persa nella tormenta, facciamo così? No, perché va bene il primo viaggio che magari non te l'aspettavi e non ti sei preso sulle armi, però... Cazzo. Non sono stato attento io, l'hai persa. Dai, allora. Però un tempo ti facevi le torcette, Lara. Non nel senso che... Potrebbe sembrare... L'hai preso però? Boh, spero di sì. No, adesso hai questa qua chimica, va bene. Va bene, abbiamo 12 frecce, quindi comunque un pochino ce n'è. Intanto raccolgo le risorse perché se c'è... Oddio. Se c'è posto me le tengo in inventario, ragazzi, perché sono utili. Devi stare muto, capisci? Ho cercato di raccogliere più informazioni possibili sul massacro nella tomba del profeta. Negli ultimi giorni,
I miei fratelli sono stati uccisi uno dopo l'altro, fino all'ultimo. I seguaci del falso profeta sono morti a centinaia qui, ma alla fine hanno vinto. Ho sigillato al meglio la tomba e ho detto alle persone del villaggio vicino che il profeta è finalmente morto. Li ho lasciati con la minaccia che questo posto debba rimanere nascosto. Non so se il profeta sia sopravvissuto, ma seguirò le loro tracce. Nessuno sfugge all'ordine della Trinità. Ti ho visto, no, mi prendo te. Ok. Beh, sei cretino, cioè cosa c'hai? I sensi anche tu di Venom? Prendi piccioni, oh. Magari qualcosa serviranno. Leprotto! Leprotino! Aspetta, calmo, calmo. Madonna sta mira, ragazzi, no! È stranissima, è lenta se l'aumento non la tieni più. Ma di un grado, l'avevo aumentata. Niente. Minecraft Edition. Ok, corri un po'. Qua c'è un tesoro. Ti scaldi anche, magari. Kit di sopravvivenza. Kit di sopravvivenza sepolti contengono diverse risorse. Mi prende le piume qua, ok. Ma tipo, con le piume e i legnetti. Opera dei mongoli. I mongoli sono tra noi. Con le piume e tipo gli stick. Un'iscrizione mongola. Difficile decifrare. Abbiamo anche un'altra lingua. Avevamo il greco, adesso c'è il mongolo. È un casino. Dobbiamo imparare un sacco di cose. Non posso farmi le frecce, ad esempio. Non c'è un menu di crafting. Come sto? Che sto facendo? Solo al campo puoi farte? No, spero di no. Qua non posso tirare le frecce perché sono sospeso. Questo nido? Aspetta, dov'è che era? No, però sei scemo, perché non dai giù? Vaffanculo, mi fai buttare le frecce per cosa? Piuma. Usa le penne per potenziare armi e fabbricare frecce. Ah, vedi, ma allora non sono del tutto coglione. Però come si fa? Come si fa? Non dirmi che si può fare solo al campo perché mi impazzisco. Oh! La Trinità. Sono qui. Ma non avevano un altro nome? Comando, mi ricevete? Oh merda. Cazzo. No, merda. Oh, merda. Secondo me quello è stato attaccato da un orso. Lo so che sei ferito, mi dispiace. Bambi. Mi spiace tanto, ma io ho bisogno di risorse. Scuoia alla velocità della luce. Qua c'è il cordino che dovrebbe, esatto, portarmi qui. C'è qualche risorsa? Sì. Scendi, scendi. Cos'è? Mappa? Mappa archivio. Beh, è deficiente. Sì, mi dà posizione di che cos'è? Documento, vabbè. Collezionabile. No! Porca puttana, c'ho dei comandi bizzarri. Dammi la penna dello zio Botti e siamo a posto, direi. Posso scendere? Mi faccio male di qua? No, dai, ti prego, fammi vedere se sei resistente. Insomma, spaccata la caviglia, ma fa lo stesso. Per un anno ho cavalcato con l'esercito mongolo come inviato dell'ordine della Trinità. Il loro Khan è un grande condottiero, nonostante i suoi modi brutali. Grazie alla mia influenza li ho aiutati a conquistare nazioni, a mettere a ferro e fuoco città e a uccidere principi, sempre alla ricerca del profeta. La nostra strage di Rus non è stata inutile, perché oltre al bottino abbiamo trovato la mappa. E questa mattina, dopo mesi trascorsi sulle montagne, abbiamo finalmente scorto degli edifici in una valle verde circondata dai ghiacci. Abbiamo trovato Kitez. Ho riferito al Khan di tutte le ricchezze che saranno sue. Questo basta motivarlo, ma la vera vittoria sarà per Dio.
Quando elimineremo dalla terra le menzogne del profeta, alla fine la sorgente divina sarà nostra. Allora, stavo vagando, ho trovato diverse posizioni segrete. E tra l'altro ho capito che gli alberi cioposi, tipo quelli, non servono appunto per fare un'altra tipologia di legna, ma servono per essere scalati. Io però vorrei raggiungere quel robo lì, la corda scende... Scende là. Perché c'è una cassa piena di roba lì. Una corona. Bella. Di uno dei principi di Kiev. Di Kiev? Come ha fatto ad arrivare qui? È Nedved. Ma scusa. Oh, senti che vibra. Qualcuno la indossava quando è stato ucciso. Eh sì, c'è il segno davanti. L'ha spaccata. Scusa, ma solo un oggetto del genere varrà. In totale. Boh, vabbè. Mi faccio problemi che non esistono in questi giochi. Per denaro! E alla fine ce l'ho fatta. E non ho trovato nulla! Che bello! E poi però mi ha detto fabbricare frecce premi R2. Fa vedere. Ah, in automatico? E appunto mi usa le penne e gli stick. Quindi il ragionamento ci stava. Va bene, adesso però ragazzi io per non rischiare... Ma basta, cioè vi ho già ammazzato anche troppo. Provo a tornare un attimo qui. Frecce pieno di roba, beh, questo me lo prendo. Le frecce sono utili, quante ne ho? 11, va bene, siamo tornati un po' al cap. Tornavo indietro per salvare, perché voglio capire questa meccanica, nel senso devo cercare di agevolarmi il più possibile, dato che cioè rifare tutto non posso permettermelo. Se io mi metto qua, tu stai via, tu stai salvando adesso. Rifugio selvaggio, hai salvato, non vedo nessuna icona io. Cioè, mi stai dicendo che posso fare un salvataggio ad accampamento? Cioè, impazzisco, Giù di testa io. Combattimento, posso farne un altro. Ecco. Dobbiamo essere tattici. Stiamo giocando a una difficoltà alta. Quindi, tatticismo e zero minchiate. Ah, forse ha salvato. Lì in basso sì. Boh, godo. Spero di sì. Allora, aspetta che do un occhio alle... Ad esempio, abbiamo 16 frecce perché sono un coglione. Proseguiamo, dai. Eccoci dei mongoli. La neve è alta, rallenta i movimenti e bla bla bla. Va bene. Qui siamo vicini a una zona di bruzzi signori sicuro. Aspetta che tolgo il cavetto, anche se ho la pila del controller scarico, strano perché non succede mai, non si scarica mai la pila del pad PS4. Squadra di ricognizione. Non vedo nessuno. Dove sei, vedetta? Fatti spottare. Squadra di ricognizione, rispondete. Aspetta, devo cioppare. Fammi cioppare. E io ragazzi non resisto, quando vedo le cose qua io cioppo da panico. Infatti è una fortuna che non giochi a Minecraft. Preparatevi a ricevere ordini. Passerei la vita a fare quelle cose lì. Dove cazzo sei, vedetta? Ho paura io. Morto. Andiamo a radio lì. No! Ah, è vero! No, 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 bruzzo! Ah, ma ferita, ma ferita! Mi scappa! C'è l'orso bruno! O Bruno l'orso. No, 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 no. Revenant. Revenant, ragazzi. Facca puttana, ma... Cioè, perché ho rallentato un secondo per la neve alta, dovevo saltarla. No, Bruno, vai via, vai via! Grizzly di merda di Revenant. Qua mi colpisce sempre, vabbè, scripting. Ascolta, ma... Io devo riuscire a... Ah, ecco perché non avevo preso il tronco. Oddio. No, no. Ah. Ferisci. Ferisci Bruno.
In faccia, in faccia. Dai, picchia. Madonna, che testa che c'ha. Scappa. Ah. Oddio. Il quick time no, ti prego, il quick time no con Bruno. Strano. Si è slogata una spalla adesso. Ragazzi, quanto cazzo è punitivo quel gioco qui. Cioè, ok che con gli accampamenti riusciamo un po' a pezzarlo. È Larini come pizzini. Non puoi proprio usarlo alla porta. Però vacca troie, se son... è cattivissimo sto gioco, cavolo. Vieni qua, scimmietta. Stai per partire per un'altra avventura? Sì. La più importante. Beh, ho deciso che io sarò la tua assistente. Ah, davvero? Beh, non sceglierei nessun'altra assistente se potessi. Ma stavolta è troppo pericoloso. Lara, ascoltami. Un giorno tu farai qualcosa di importante. So già che mi renderai fiero di te. Fiero, ma solo un attimo, tesoro, devo rispondere. I flashback, aia, allora la spalla com'è messa? Oh, Bruno ce l'ha suonata, cazzo. Ah no, ma perché abbiamo preso l'artigliata più che altro, non per la botta. Allora, dobbiamo curarci prima che faccia infezione. Mi serve una benda o qualcosa di simile. E continui il bleeding. Blood? A murder. Cos'è questo? Un accampamento militare? Una struttura abbandonata dai tempi della guerra. Ah. Che dio che ci fa la prima. Ok, tessuto. L1 per curarti. Ah. No, 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 boh, boh, boh. Altre robe. Uno, uno. Sembra che la strada li attraversi. Devo superare quell'orso. I piani ben riusciti. Dobbiamo fare il culo a Bruno. Non sarà facile. Devo tornare indietro, quindi. Cazzo. Beh, io torno all'accampamento. Porca vacca, devo tornare veramente indietro, allora. Non esageriamo. Suon di frecce, secondo me. Sono funghi velenosi. Fanno proprio al frecce avvelenate. Ma dai. Me ne servono ancora. Mi servono a bizzeffe. Oh. Tesoro. No, vai tranquilla, che non è mica... c'è la neve, cazzo, fisce. Dai, cazzo. Con le animazioni del Bangladesh, vai così. Si spacca questa, eh sì. Materiali, va bene, va bene. No. Ho paura di Bruno, io. Scusi, eh. No, porca puttana, ci metto 2 ore a tirare sto cavolo di arco. Se arriva Bruno mi pianta un'infiocchettata. Ovviamente sono tornato a salvare perché ho cara la pelle. Ah, eccolo qua, funghino. Funghino goloso. Ok, posso... scusi, mi insinuo un attimo. Un'altra spora fungosa. Cosa mi serve? Oddio, ma questa qua è la tana dell'orso, no? Cazzo è sta roba? Ma che cacchio è veramente Minecraft? Magnesite, munizioni ed esplosivi speciali. Vai, 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 vai. La grande. Ma a me serve del tessuto, quindi...
po' di lore. Il profeta e i suoi seguaci hanno viaggiato di notte lungo un sentiero tortuoso intorno ai confini dell'impero d'Oriente. Non so dove siano diretti e credo che neanche loro lo sappiano, ma sanno che non gli daremo pace finché non avremo eliminato la sua eresia. La gente comune delle terre di confine gli ha dato riparo ed è strano che nessuno di quelli che l'hanno aiutato mi dica qualcosa di utile. Rimangono in silenzio persino quando li minaccio con la violenza della Trinità o gli punto la lama di un coltello alla gola. Muoiono senza mai rivelare ciò che sanno. Il profeta ha una strana influenza sulle persone, motivo in più per metterlo a tacere. Ok. Erano molto fedeli nei suoi confronti. Voglio del tessuto. Quello che mi dispiace è che lo usiamo anche per curarci. Quindi se io adesso lo utilizzo per farmi le frecce, però santo il clero, capite bene che rimarremo indifesi. Ciò non toglie che tessuto non ne vedo qui. Torna all'accampamento per potenziare le frecce. Ok ragazzi, è una prerogativa, non ricordo sinceramente, ma mi sta venendo il dubbio che sia una prerogativa di questo livello di difficoltà dover tornare all'accampamento per fabbricarmi la roba tosta. Ok, ci sta, perché comunque magari ci sarei tornato, dato che la morte qui è un disastro. Però secondo me ho fatto il passo più lungo della gamba. Frecce avvelenate. Munizioni. Frecce furti. Normali frecce che uccidono non mi... Allora, abbiamo un sacco di stick. Ok, fabbrica max. Crea, fammi vedere. Quante ce ne hai fatte? Attrezzatura, fai vedere. Faretra da caccia. Borsello. Borsello. E vabbè. Potrei potenziarmi anche la picozza, ma non... Ho freddo, sono stanca. Stai tranquilla però. Però non mi pare il caso, perché no, devo tenermi le cure. Questa scoperta è troppo importante. Me ne infischio della mia reputazione. Non mi starai minacciando dopo tutto quello che ho fatto. Pronto? Pronto? Papà, che succede? Sono stupidi! Mi fai paura! Ci sono quasi, Lara. Guarda, si fa cagare il doppiaggio, però. Importante. Non tutto, Il padre è abbastanza buono. Capirai. Lara bambina fa schifo. Io non voglio capire. Voglio che tu la smetta. Che torni a essere il mio papà. Questa cosa dei sogni, dei flashback, era presente molto anche nei film. Primo film soprattutto. Forza, ce li abbiamo! Oddio. Ma questa qua è l'armatura che possiamo sbloccare noi. È una mongola. No! Cazzo, ho finito le frecce. Somiglia a Sarah Connor questa. Niente, mitica. Chi è? Adesso vede il fuoco del nostro accampamento. Cribbio. Paura, Pensavi di trovarmi lì. Billy the Kid. Spaccale il culo, Lara, dai. Poi salviamo. No, che lentezza queste. Dove c'è sei? Un altro accampamento qui. Braci ancora calde. Non possono essere lontani. Aspetta un attimo. Passo. Il segnale è ancora debole, perciò non allontanatevi. Dobbiamo trovarli prima che organizzino un altro raid. Porca vacca. Occulta. Addirittura. Ah no, io pensavo di dover spostare il cadavere alla Tiff. Sparpagliamo per ritrovare. Cazzo. Roger, ma pare si siano ritirati. L'obiettivo principale è ritrovare la squadra. Ok, la radio lo ascoltiamo poi dopo. Vai tranquillo.
Molto bene. Trofeo guadagnato, conversazione mortale. Si vede che l'ho interrotto, non dovevo. Allora, prendiamo la robina. Ragazzi, direi che per questo appuntamento siamo stati abbastanza bravi e rimandiamo al prossimo video la sfida con Bruno. Io intanto salvo perché non voglio perdermi nulla. Faremo un livellino e andremo avanti. Vi saluto e vi ringrazio. Mi raccomando, condividete i video per dare una mano al canale e soprattutto commentate, che ci sentiamo. Ok? Alla prossima, ciao!